Ma non si poteva andare avanti perché era troppo pesanti. Con quattro figli io non le potevo dare niente cosa loro mi chiedevano. Niente, mai niente. Anche chi aveva a casa la terra, il giardino, cresceva tutto, pomidori, cetrioli, carote, tutto si cresceva. Ma non si poteva andare avanti. Aveva la mucca, cavallo, galline, maiale, tutto c'era a casa. Ma non si poteva andare avanti perché i bambini chiedevano le vestiti per la scuola, per andare a studiare. E non poteva andare avanti. Una persona anziana, 88 anni, ce l'ha. Lei vive a casa sua in buona Sì, sostanza. vivo di qua, mangio con lui, lo lavo, lo curo. Non ho mai curato i miei genitori così come lo curo questa persona, perché tutto il tempo penso che io lo curo a lui così, penso, io ci credo tanto in Dio. E penso che Dio vede questo atteggiamento mio per lui e mi protegge i miei bambini di là. Questa è ragazza che è quella che fa 18, 28 febbraio, 14 anni. Questa è Vittorizza che è internata. Questa è. Queste sono solo le loro due a casa, dove noi, casa nostra. È pesante. Loro, questi più grandi, loro non mi dicono a me, ma io lo so perché loro non vogliono che io soffro, ma quella piccolina mi ha detto, mamma, ma adesso si mangi male, malissimo si mangia. Perché dice, io sono dimagrita, sono rimasta solo ossa e peli. Dice, sono dimagrita perché mangiamo solo 3 fettili di pane al giorno. Una fettina di pane, io qualche, dopo come mi ha raccontato una volta questa, io qualche volta quando inizio a mangiare, qualche volta mangio insieme con lacrime, perché sempre quando mi metto a mangiare io penso, ma cosa mangiano loro di là? В сторону резины надо пойти, да? Да, прямо. Ну, сейчас со мной, я 4 часа как. Dice? No, non va bene così. Dobbiamo andare ancora, ancora a resina. Ortodossa, in serio, prima che.
dormi tu, Teresa? La tua amica, Victorizza. Andrei? Come ti chiami? Come ti chiami? Petro. Vedi tante fai... persone vecchie che ha bisogno di una... aiuto. Di un aiuto. Le nostre donne fanno questo aiuto. Perché? Perché è vero che qui, dalla nostra parte, siamo in una situazione economica molto difficile, con piccoli stipendi. Sì, qual è lo stipendio un direttore che riceve meno di 300, di 300 euro. Sì? Io ho lavorato qui 20 anni, tutti la mia esperienza del lavoro è di 42 anni, a ricevere una pensione come 100 euro. Sì, e sono io una, dopo tanti anni, che cerca un lavoro dalla vostra parte per avere possibilità di vivere. E qui all'istituto sono bambini che vivono qui all'istituto, a mamma vive in Italia. E sono anche madri che non ha dimenticato suo figlio. Ha di comunicazioni, manda di soldi, di scolastica, di vestiti, che abbiamo madri che loro ha dimenticato di figli, è finita la commedia. È una grande difficoltà perché sono bambini abbandonati e sono bambini, diciamo, psicologico traumati. Anche la cucina, dice? La cucina è qui, sono due... Tutto lavaggio a mano? Tutto a mano, fa vedere. Infatti ho notato, non c'è carta, non c'è spreco di tovaglioli, cose. Carta? No. Carta costa. È costoso, è anche se parlano che se pagano tanti soldi per questi bimbi. Qui è minimo di condizioni della vita, minimi, per loro non morire dal fame e non morire dal freddo se loro sono fuori alla strada, ma intelligenti, diciamo, condizioni per crescere, per viva mancano. Cioè, ma come mai hanno mangiato così in fretta? 5-10 minuti e tutto fatto? Veloci? Veloci perché io penso che non un cibo che amo, sono fagioli, sono fagioli, i bimbi non amano tanto questo fagioli. Qui
la cucina, bella qui casa. Qui la cucina, sono quattro donne che preparano la cucina. Buonasera. C'è un assistente medicale che dove mangia il primo, non so perché li mangiano l'ultima questa sera. Uh-huh. E sono di tanti anni. Questo ha di più di 40 anni. Di più di 40 anni. Che cos'è quella? Una pentolona a pressione? Questa è per l'acqua. Fa ebollire tantissima acqua. Fa ebollire l'acqua. Dice a 40 anni. Sì, a 40 anni penso che anche... No, già è... Certo. Già è... Questa pentole. È di più nuova. Certo. Sì, questa è... Di più di... E sono tavoli anche... del periodo di seconda guerra e una situazione antica, no? Antica. Una situazione antica. Per voi penso che è una novità. In euro sono 187.500 euro all'anno, 187.500 euro per 98 bambini. Può dividere per 98? Diviso 98 uguale 1.913 euro a bambino all'anno. Questo è quanto paga lo Stato. E se dividiamo questo diviso 3, 6, 5, vuol dire 5 euro al giorno a bambino. Ok. Okay? Sì, 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 sì. Materiali didattici, requisiti, come requisiti, birotica, elementar, giocherie. Giochi. Giochi. Fogli, carta, matite. Medicine, ci sono le medicine. Medicine. Sono medicine da poco. Un euro per tutti. 500. 300 banuzzi. 300. Me lo spiega cosa vuol dire esattamente? 5 lei. 5 lei per cosa? Per una bambina. Al giorno? No. 300. Per che tempo? E piano. Da piano, per quartale, la 3 luni. Cosa dice? Quartale. Che sono 5 lei? 5 lei. Ma poi sono 100 lei. Per bambino? Per bambina. Può spendere 5 lei a bambino, ma in quanto tempo? Gennaio, febbraio, marzo. 3 luni. 3 mesi? Da, 3 mesi. 5 lei? Sì. 100 giorno. Da. Mamma mia, 5 lei quanto sono in euro? Euro 0000. 30 di cents. Quanto sono 5 lei per 3? 12 di cents. 25 centesimi. Thank you.
ceva, un mesaj mamei tale, când cunoscutucă să-i arate, să-i arate ceva. Mamă, eu vreau să-ți spun că toare mi-e dor de tine și vreau să te văd. Și oricât, dacă nu mă înțelege, oricum eu pe tine te voi iubi.